del Tutto Cisterano Bergamo, nell'immediato partita dopo il Desenzano. La prima domanda, Marco Menoni di Radio ECZ. Buonasera mister, si aspettava di vedere qua vincere a Desenzano? Buonasera, l'avevamo preparata per cercare di raccogliere insomma più punti possibili, perché noi abbiamo bisogno di fare punti, siamo in situazione di classifica non bellissima, venivamo da una partita a Serenio con una vittoria importante e insomma, è stata interrotta un po' la partita con il chiuso porta a partita successiva per il problema del Covid, però la settimana l'abbiamo preparata bene, i ragazzi sono stati bravi, è una partita molto difficile, però abbiamo l'intenzione insomma di cercare di portare a casa punti come dicevo prima perché ci servono. Avete 27 punti, una gara in meno, guarda davanti, guarda dietro? No, guardiamo sotto perché è un campionato molto complicato, è un campionato molto difficile, equilibrato, per cui abbiamo buttato via un po' di punti secondo me all'andata e adesso abbiamo una classifica ancora non bellissima. Questa vittoria, la vittoria col Serenio ci devono dare grande consapevolezza. Abbiamo il recupero poi con Bisogna Porto che sarà da vedere quando lo faremo, però non possiamo assolutamente pensare ad altro, dobbiamo staccarci un po' da questa zona pericolosa per cercare di fare un campionato tranquillo. Marco Zanetti, giornale di Brescia. Sì, mi permetto il gioco di parole. Il ruolo di Spini era di essere un po' la spina nel fianco di Mazzotti nella costruzione del gioco del Desenzano. Sì, lui ha queste caratteristiche, è un giocatore che dà poco riferimento alle squadre avversarie perché si muove molto, è un ragazzo giovane che deve crescere ancora, ha delle buone qualità, può giocare sia come seconda punta che come tre quarti come lo sto adottando io, è un giocatore che è fastidioso per le squadre avversarie perché ha questa velocità, questa debilità, però deve crescere, deve imparare ancora diverse cose, soprattutto quando deve tempi di gioco. Però insomma, oltre a lui, credo che i ragazzi abbiano fatto veramente una bella prestazione. Ancora Marco Menoni? Sì. Secondo me il migliore in campo per quanto riguarda la Virtus è stato Mucchetti, 35-36 anni, ma non è dimostrato in campo. Sì, beh, è un ragazzo importante che io conosco da anni perché l'ho già allenato per alcuni anni, è un ragazzo insomma, che dà tutto. Purtroppo è un periodo che non sta, ha qualche problema fisico e lo dobbiamo gestire, però adesso sono tre gare che sta veramente facendo bene. Parlo di Mucchetti, ma vorrei parlare anche di tanti altri perché nella nostra situazione di classifica che avevamo poco tempo fa non era facile riuscire a raggiungere queste due importanti vittorie. Adesso dobbiamo cercare di dare continuità perché, come dicevo prima, è un campionato molto complicato. Altre domande? Per il tiro, va alla conclusione, ci arriva una mano al portiere, poi Mazzotti la mette in mezzo.